Sembra proprio che tu utilizzi il mio stesso Kenpo. No, questa è la divina scuola di Hokuto. Dovresti conoscerla molto bene. Divina scuola di Hokuto? Ma certo, il pugno del fondatore, di conseguenza tu dovresti esserne l'erede. Ora che ci penso, il mio maestro mi ha detto che la tecnica del portale del nord deve essere tenuta segreta e che se tale regola non viene rispettata, allora sopraggiunge il giudizio di Hokuto. La divina scuola di Hokuto prevede l'Ishisoden. Anche se il tuo Kenpo è una tecnica derivata, devo comunque sigillarla. È il compito dell'erede. Per quanto mi riguarda, simili regole possono andare all'inferno. Ho appreso la mia tecnica per diventare forte, se non potessi più usarla. Cosa potrei fare di te adesso? Ho sentito parlare di quelle cicatrici sul petto. Sembra che non siano solo una decorazione. Sono pugni molto pesanti. Dimmi, per quale ragione lo sono così tanto? È tutta opera dell'ambizione, è proprio essa che dona la forza a un uomo. Gli occhi di costui sono tristi, in esso non c'è soltanto ambizione. Anch'essi si fa carico della tristezza. Ma che succede? Perché, per quale motivo i miei pugni non sono efficaci su di lui? Non te ne sei reso conto. I tuoi movimenti perdono progressivamente fluidità. Cosa? La mia tecnica difensiva è allo stesso tempo un attacco ai tuoi tsubo. In altre parole, incrociare i pugni con me significa morte per l'avversario. La tecnica del portale del nord è una forma di ascetismo Shugen, ben diversa da una tecnica assassina. Maledetto! Intendi forse sminuire il mio pugno? Dannato! Lo scontro termina qui. Assurda ragione, i tuoi colpi sono tanti.